Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, un video diverso dal solito, vi mostrerò come decoro la mia agenda per i conti di casa e il mio bullet journal. Come potete vedere, la decorazione che ho fatto su questa agenda dei conti non è molto elaborata, anche perché io non sono molto brava a disegnare ed è stata quindi una prova. Diciamo che in questa qua mi cimento un po' di più perché tanto non la vede nessuno, mentre invece poi neanche il bullet journal, però, perché in realtà dovesse capitare che però faccio qualche foto, preferisco che sia più carino, anche se in realtà ho già combinato un pasticcio, vabbè, vedrete poi avanti. Qui ho preparato le tabelle che mi serviranno durante il mese. Una è quella per le spese fisse, quelle spese che abbiamo tutti i mesi, mentre invece quest'altra è per le spese giornaliere, dove andranno anche inserite le bollette, perché le bollette è vero che sono fisse, ma non le abbiamo tutti i mesi, quindi pensavo di dividerle così.
passiamo adesso a preparare il bullet journal. E come vedrete anche qui non farò grandissime cose, perché comunque appunto io e il disegno non andiamo proprio benissimo, però ho pensato che devo fare delle cose carine anche senza sapere disegnare benissimo. Come vi dicevo, è principalmente un'agenda dove tenere traccia di alcune cose. La decorazione, i disegnini sono facoltativi. Uno può anche essere che non vuole disegnare, magari è capace ma non vuole, non ha tempo, e quindi non sono necessari. Diciamo che è un modo per manifestare la propria creatività, per dare sfogo alla voglia di disegnare, di colorare, che uno magari ha dentro di sé e non ha altri modi o altre possibilità per tirare fuori. Però se no si può tranquillamente evitare, cioè non è che è obbligato per forza a fare disegni. Io, come tema del mio bullet, non essendo capace meravigliosamente a disegnare, perché credetemi, ho visto dei bullet decorati in dei modi che lasciano veramente con la bocca aperta, io ho scelto come diciamo tema del mio bullet il pixel art. L'indice è una parte importantissima del bullet, perché serve per avere una pagina dove scrivere tutto quello che ci si troverà dentro, di modo che quando si andrà a cercare qualche cosa basterà guardare l'indice e si andrà direttamente alla pagina senza doverlo sfogliare tutto quanto, che sennò uno, cioè, non ha più senso, poi alla fine l'organizzazione non c'è più.
Per quanto riguarda il future log, io non ero molto convinta di volerlo mettere perché pensavo, ma sì, tanto a me cosa mi serve? Invece in realtà ci si possono unire anche altre cose. Se uno preferisce può fare una pagina dedicata tipo ai compleanni e lì andare poi a inserire tutti i compleanni degli amici, dei parenti, dei figli, anche se si ricorda però, di tutte le persone che conosce o di cui comunque vuole tenere traccia, diciamo, in modo da ricordarli. Io ho pensato che li terrò qui. Nel future log non farò una pagina dedicata ai compleanni. Come potete vedere, qua avevo già fatto il primo errore perché ho usato il righello corto invece della squadra che è più lunga e quindi avendo bloccato la riga lì, quando poi andrò a ultimarla, rifinirla per arrivare fin dove volevo arrivare, verranno un po' storte, quindi devo ricordarmi di mettere tra le mie cose, diciamo, indispensabili quando faccio comunque compilo o preparo il bullet la squadra, perché sennò succedono poi dei disastri. Ho cambiato tantissime volte l'impostazione, come ho deciso di farlo, perché non ero convinta dei mesi evidenziati e neanche dei giorni della settimana e quindi ho poi, diciamo, cambiato. In effetti con le penne colorate direttamente scritto mi piace di più che evidenziato. Ho poi attaccato delle stelline come decorazione perché mi piacevano, le ho comprate perché mi piacevano proprio e ho deciso di metterle qui nel future log perché è un po' dove ci sono i sogni, quindi si sogna di notte, le stelle, ecco, un po' è questo il senso ho voluto dare, diciamo, con queste stelline. Ho poi iniziato la decorazione in pixel art, comunque quadratini. La prima che mi vedete fare in questa pagina mi sembrava una buona idea, ma poi in realtà quando ho iniziato a colorare non mi piaceva molto.
abbastanza spessa, ma ho paura che mi passa dall'altra parte, quindi mi evito e perciò mi sono buttata sui pastelli che sono comunque bellissimi, magici, sono sempre un salto, e quindi le mie linee storte, come vi dicevo prima. Sbagliando appunto si impara e quindi le prossime richieste verranno fatte con la scuola e mi prendo il passo alla decorazione con i pastelli. La prima in realtà non era calcolata, ho detto vabbè coloro e non avevo pensato ad un tema di poi vedendo il giallo e verde si è illuminata la lampadina e quindi ho deciso di guardare così lo spazio profondo, disegnerò le bandiere in questo caso vedrete che ho disegnato la bandiera dell'Italia e poi la bandiera della Francia. Sono poi andata con questa matita tutta colorata a colorare nel future log i giorni che saranno di sabato e di domenica. Questa matita è particolare perché dentro contiene tre colori, il blu, il giallo e il rosso, quindi non saranno mai tutti uguali perché in base a come si tiene, diciamo, la matita cambierà il colore che andremo ad ottenere sul foglio. E poi sono andata a metterlo nel color code che ho messo all'inizio insieme alle key e ho cancellato anche la matita che c'era sotto, che a questo punto era il pennarello, ormai era asciutto, e quindi sono andata a cancellare la matita sotto in modo che spero che questa prima parte del setup del mio bullet journal, della mia agenda dei conti vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi usate agende per organizzarvi, se anche voi fate il bullet journal, se avete deciso di farlo in questo anno nuovo. Fatemi sapere se vi piace disegnare, se siete bravi a disegnare. Tutte queste cose qui, perché veramente sono contenta di saperle. Io vi saluto adesso e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!